This is all. It's so Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti per chi c'era questo pomeriggio, bentornati in live ragazzi dopo aver finito The Legend of Zelda Echoes of Wisdom oggi insieme, oggi si torna sull'impossible signori, ce l'abbiamo fatta, comincia la terza gen che vi dico però già che non avrà il tratto fuori dalla rete che a quanto pare dà problemi. Quindi vuol dire che non si può giocare la challenge? Non proprio. Oh, mi scusi, signor tecnico di streaming. Mi scusi, mi scusi. Come la va, intanto? Salve a lei, salve a lei. Che mi racconta di bello. Salve. Come vede, sono nel nuovo setup un po' più oscuro, un po' più streamer, un po' più io. Ovviamente i ragazzi forse non lo notano, ma sai Triton, cosa sto notando io? Mi manda i matti, però eh, lo devo fare, lo devo fare. Che si dice in quel della Sardegna? Tutto bene, dai. Diciamo che si va. E intanto Lau, grazie mille per l'undicesimo mese. Eh, Triton, io sai come so perfettino. Sai come sono perfettino, sai che è una cosa che mi manda i matti. Però, di base, credo che la location così sia più carina da vedere. Che lo sia più rilassante per le live rispetto a prima. Eh, detto ciò, insomma, si può sempre migliorare. Si può sempre migliorare. Quindi vediamo un po'. Per il resto, ragazzi, invece, dicevo, abbiamo terminato. Eh, lo so, lo so. Lo so, lo so, Triton, ma non è periodo. Né periodo, Triton. Sto prendendo casa, lascia sta. E intanto, grazie mille, Claudina, per il sesto mese. Grazie mille a tutti, i ragazzi, per il supporto. Sto prendendo casa, Triton. Devo tirare la cinghia, infatti. Dora in avanti, siamo in due esatto. d'ora in avanti, i ragazzi. Lo, lo spoiler è colpa di Triton. D'ora in avanti, metterò comunque sotto l'obiettivo sub mutuo. <ride> no, sto scherzando, signore, non lo farei mai. Mm, lo penso, ma non lo farei mai. Sto scherzando. Scherzi a parte, ragazzi. <ride> mi dissocia, ci mancherebbe, sanno che scherzo. Detto ciò, ragazzi, dopo aver finito Zelda Echoes of Wisdom, oggi capolavoro, io l'ho amato alla follia. Si torna sui Sims 4. Ma prima di andare nell'Impossible che vi stavo dicendo, io i mi miei chiedo palesemente di pagarmi l'affitto. Cosa? No, scherzi a parte, ragazzi, prima di andare nell'impossi, sull'Impossible. Che però, appunto vi ho detto non avrà il tratto fuori dalla rete, lo riaggiungeremo appena funzionerà con le prossime generazioni. Quindi poco male. Ragazzi, dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare, ragazzi, di vita e morte. <ride> Se ne posso più, questa espansione, ragazzi, ma anche uscita in espansione del dominio. Cioè, praticamente diventa giù giù cacchio. Cioè, io ve lo dico, è troppo grande! Hanno aggiunto una sfracca di roba. Stavolta hanno. Premuto sull'acceleratore e in realtà c'è da dire che oltre a questo c'è effettivamente da fare delle considerazioni Perché ragazzi, non è che succede così per caso Buonasera a tutti In realtà c'è un motivo dietro Ma adesso ne parliamo ragazzi, ne parliamo Quindi, per prima cosa dobbiamo andare su X Ragazzi, ciao a tutti, ciao a tutti e ovviamente parlare di ciò che dice il nostro SimGuru Morgan. Quindi, ragazzi, vado qui, vado qui e vado qui. Ovviamente, levo Nintendo, levo e metto cattura schermo su TikTok. E, ragazzi, ne parliamo. Allora, ha un utente che ovviamente ha fatto una lista delle cose che si possono trovare al momento, eh, su Vita e Morte, tra cui vengono aggiunte due nuove chicchette, ovvero il lotto, diciamo, avrà un nuovo tipo di lotto qui, cioè, scusate, un nuovo tipo di tratto, cioè, intanto, grazie Triton per essere passato, eh, grazie. Speriamo ci si becchi. Triton, una domanda prima che tu vada, spero non sia ancora andato via. Nel caso, parla con lore per la questione GV. Così nel caso ci si becca. Ho cominciato ieri e l'altro ieri a vedere le live di questa challenge, però non ho capito. Si cambia scenario random trasferendo la famiglia. Quali scenari aiuto praticamente una volta che il Sim uh, diventa giovane adulto. Si cambia scenario, cioè in realtà randomicamente ci trasferiamo in un nuovo scenario. Quindi, se viviamo a Willow Creek, randomicamente esce, che so, Sulani e si va a Sulani a vivere. Si cambia direttamente il nostro scenario. Detto ciò, cosa è emerso? Un nuovo tipo di trattolotto, ovvero Hallway Grounds, che dovrebbe essere luogo di culto, in un certo senso. Quindi, oltre alla eh, al lotto, tipo di lotto cimitero, si sì, è in una nuova località, esatto esatto, dicevo oltre al nuovo tipo di eh, lotto che noi sappiamo essere il cimitero e probabilmente verrà aggiunto nella pre-patch del gioco base abbiamo un nuovo tratto lotto, ciao a tutti ragazzi, che probabilmente avrà delle conseguenze non so se a questo punto essendo una sorta di tratto legato al culto può anche avere delle sorprese se ci si sposa perché comunque il culto può essere sì dei funerali, ma anche dei matrimoni, quindi bisognerà capire. Altra cosa che è emersa è la tanatologia, l'abilità nuova. The Sims 4 Vita e Morte aggiunge la tanatologia, che non è altro che un'abilità che nella vita reale in realtà si usa molto in medicina legale ed è quell'abilità o quella skill che hanno nella vita reale appunto di um, studiare i cadaveri. E quindi in realtà è una roba bella, eh. Sempre cose di una certa caratura. Stavolta The Sims proprio ci è andato giù di brutto. Buonasera a tutti con le cose allegre. Con le cose allegre, ragazzi. Le risaie. Le risaie. Detto ciò, questo utente cosa dice? Che ci sarà ovviamente una nuova aspirazione. Abbiamo il tratto Ghost Whispered. Ovviamente il tratto premio. Abbiamo queste due cose che vi ho detto. Abbiamo tre tratti nuovi per i sim nel Crown Sim, ovvero Macabro. Uh, scelto dalla morte e scettico. Abbiamo un nuovo tipo di morte. Quella per colpa dei corvi. Poi abbiamo un'altra roba, ragazzi. Abbiamo ovviamente eh, diversi tipi di lutto, quindi ne sappiamo che ne abbiamo quattro Abbiamo in base ai tratti, alle relazioni e quant'altro Abbiamo il sol giorni, ovvero il diario del to do di cose da fare durante la vita Abbiamo per dire anche eh, un sacco di belle cose legate alla rinascita e siamo d'accordo tutti Ma il succo del discorso qual è ragazzi? Fare di nuovo la lista di tutte le cose che aggiunge vita e morte? No, vi ho detto solo le cose nuove emerse. In realtà c'è una cosa molto importante che dice il nostro SimGuru Morgan. E c'è ancora di più di quello che abbiamo elencato non vedo l'ora di parlare di una cosa in particolare che arriverà col game base quindi in realtà col gioco base bg update che non credo abbiamo ancora menzionato qua ragazzi c'è da fare una piccola considerazione qualora il gioco base aggiungesse il lotto cimitero non sarebbe sta grande rivelazione lui dice non vedo l'ora di parlare di una cosa che arriverà col gioco base, con l'update, la pre-patch del gioco base. Quindi lui si riferisce a qualcos'altro che tenderei ad escludere sia appunto il lotto cimitero. Quello me lo aspetto nel gioco base, ma non credo sia qualcosa di così tanto aulico o misterioso o sconvolgente. Ecco. Quindi sicuramente ci sarà qualche funzionalità nel gioco base con il, con il big, update, big update, con la pre-patch, che ancora non hanno menzionato. Un'altra cosa su cui però io vi voglio far ehm, ragionare un attimo, le brutte intenzioni, la maleducazione, concordo, dov'è il buco che così mettiamo il, la barra? Buon salve a tutti. Una cosa su cui però vi voglio far ragionare ragazzi, sono serio, è una grande differenza. Non voglio ovviamente sminuire niente, non voglio sminuire le persone, ci mancherebbe, ma credo abbiate notato una differenza io ragazzi nell'espansione l'ho notata ma ripeto non lo dico con vena polemica o ehm, giudicando gli altri intanto grazie mille Banshee per il secondo mese lo dico però perché secondo me è sotto gli occhi di tutti le ultime espansioni soprattutto se non sbaglio l'oftrack sicuro ma forse anche in affitto sono state fatte da nuovi Simguru. Ovviamente, ragazzi, The Sims è un'azienda che cresce: alcuni vanno, alcuni vengono, alcune persone si occupano di un DLC, altre di altri DLC, altre di fare altre cose. Se avete notato, durante la live stream di presentazione abbiamo conosciuto delle persone nuove. Se vi ricordate la live stream di uh, Colpo di Fulmine, erano persone nuove, quelle che ce l'hanno presentata. I Singuru veterani. Quindi il SimGuru Morgan, il SimGuru... Buon salve a tutti. Il SimGuru... Graham. Eh, il SimGuru Ninja, esempio, no? I SimGuru veterani. È da un po' che sono spariti. Sono tornati ovviamente all'uscita delle espansioni per congratularsi con i colleghi per il loro lavoro fatto. E mi pare il minimo. Ma di base, attivamente, è da un po' che stavano zitti. E questo, ragazzi, si traduce in più robe. La prima, che è sotto gli occhi di tutti e credo mi darete ragione, è che quando noi abbiamo capito nella roadmap che finalmente sarebbe arrivata un'espansione, un DLC a tema tristo come ho detto appena adesso, noi abbiamo detto finalmente, non abbiamo detto wow, che notizia, non me lo sarei mai aspettato, perché sapete bene, meglio di me che il Tristo Mietitore e qualcosa legato al Tristo Mietitore era nell'aria da almeno un anno. Di conseguenza questo si traduce in più variabili. La prima variabile è che fosse un'espansione, buon salve a tutti, che era già in testa da tantissimo tempo e che magari ha avuto bisogno di tempo per implementare più cose e quindi magari non è uscita così tanto presto perché ci stavano ancora lavorando. Possibile? Questo magari giustificherebbe il perché, magari all'epoca del behind the Sims era magari prossima all'uscita, ma poi è stata posticipata per vari problemi o per una schedule diversa. Insomma, noi le cose aziendali non le possiamo sapere. Detto ciò, però, ragazzi, dobbiamo anche far conto e soprattutto sbattere la testa con la realtà che ci hanno mostrato due settimane fa. The Sims 4 continuerà la sua corsa, The Sims 4 dovrà essere aggiornato, svecchiato e dovranno puntare su questo e allora, ragazzi, è facile pensare che le espansioni che sono uscite nell'ultimo anno sono state affidate ad altra gente e di conseguenza i Sim Guru veterani per un anno non hanno lavorato a espansioni, perché sicuramente stavano lavorando ad altro. E ha senso desistere dal momento che adesso loro stanno comunque dicendo che stanno sistemando il gioco, che arriveranno nuove feature e quindi è possibile che i sim veterani abbiano lavorato dietro le quinte per più di un anno probabilmente a cose diverse che sarebbero uscite poi e hanno dato spazio ad altri sim per creare le espansioni che sono uscite. Ripeto, questo nulla toglie alle espansioni né alla bravura dei nuovi sim ma... I sim veterani non ci hanno lavorato agli ultime espansioni. A questa sì, tanto che appunto lo stanno dicendo. E questa espansione, come abbiamo visto, risale a più di un anno fa. Quindi loro ci hanno lavorato più di un anno fa e poi probabilmente hanno mollato le espansioni per lavorare ad altro. Certo, una feature potrebbe essere il segnizzo di Akali, potrebbe essere qualsiasi roba, ragazzi, ma questo è per farvi capire che. Comunque il team di sviluppo bello tosto, diciamo, di veterani ha lavorato dietro le quinte ad altro nell'ultimo anno. E questo vi fa capire che ci vuole un anno per fare le cose. Ecco, sempre il solito discorso, un'espansione non nasce così dal nulla. Quindi ragazzi, l'importante è comunque eh, parlarne. E non so se sarete d'accordo con questa mia analisi, ragazzi. Detto ciò... Ripeto, senza voler togliere nulla, senza voler mettere il dito nella piaga, non sono la persona giusta, che ci abbiano lavorato loro si vede. Da queste espansioni, io almeno l'ho notato, io non voglio dire, ripeto, non voglio giudicare qualcosa prima di averla in mano, però da come è stata presentata, da quello che offre, da ciò che sta emergendo, a me pare proprio che queste espansioni sono a spanna sopra le ultime. Magari non è ai livelli di ecologia o di altre espansioni che abbiamo avuto durante gli anni. Ma che sia una spanna sopra quelle ultime che abbiamo avuto, sì, si vede proprio. È più ricca, è studiata, secondo me, in maniera un po' più certosina. Sembra essere un altro tipo di contenuto, qualitativamente parlando. E ripeto, ovviamente, questo è il mio parere, basandomi su un trailer, ovviamente. Eh, ragazzi, quindi lascia il tempo che trova, però si vede che secondo me ci ha lavorato altra gente. Ecco, non so se siete d'accordo con questa mia affermazione. Oltre al fatto che, ripeto, il trailer che è stato mostrato, non credo l'abbiano fatto i SimGuru, l'hanno fatto altri, è uno dei migliori, ma oltre a quello si vede proprio da ciò che hanno aggiunto, eccetera. Quindi, secondo me, loro per un anno, dietro le quinte, hanno lavorato a altro che secondo me... È possibile sia anche l'update del gioco base con la carta degli scenari, è eh? Possibile che abbiano lavorato a quello, abbiano lavorato alla I che dovrebbe arrivare. Quindi comunque, oltre a questa espansione, noi sappiamo che poi la roadmap continuerà con, credo a novembre, l'update di qualcosa. Altri update del mondi, del gioco base, saranno refresh, non lo sappiamo ancora, ma c'è dell'altro oltre vita e morte, l'aldilà ma anche altro. Quindi, secondo me, loro zitti zitti, quatti quatti, lo zoccolo duro dell'azienda ha lavorato a diversi contenuti. Esatto, il nuovo esce il nuovo merchandising, credo ci saranno i tarocchi probabilmente. E chissà se refrescheranno, La carta dei mondi è molto molto emblematica, però da ciò che emerge si vede che i veterani hanno lavorato dietro le quinte ad altro, ecco, tutto qua, tutto qua, quindi sì, possibile che mettano i tarocchi nel merchandising, è eh? possibilissimo. Quindi, ragazzi, sì, quanto ho parlato, quasi 20 minuti, ragazzi. So illegale, perdonatemi. Si va all'impossible. Però, dovevo comunque dedicare Natomino a sta roba, ragazzi, perché sì. Dovevo decisamente eh, occuparmi di sta roba, perché le notizie sono emerse ed è giusto così. Detto ciò, ragazzi, se abbiamo davanti tante novità e quindi siamo felici di questo, magari spiaciuti, dispiaciuti, chi lo sa, dall'altra parte noi abbiamo solide radici, qualcosa che ci fa restare coi piedi per terra e che ci ricorda da dove veniamo di non dare nulla per scontato. Di essere comunque delle persone Grate Di essere delle persone Che sanno quel che fanno E quindi seppure loro Pacceranno il gioco Metteranno la i e faranno tutto ciò che vogliono Io comunque quando apro Questa partita vedo sempre Dei sim che fanno cose strane Bentornati ragazzi Sull'impossible life Non cambia mazza Possono aggiungere DLC, espansioni, corrompermi il gioco, mi possono fare le patch, possono metterci peggio bug. Sta partita è il disagio. E vedere Will Smith con la faccia sotto il popò di un cavallo, non apprezzo, ragazzi. Non apprezzo. Questo è l'impossible, ragazzi e non cambierà mai. Potranno fare The Sims 5 e cancellarlo oppure no? Chi siamo noi per decidere? Project René? Ma chi se ne frega? My Sims? Ma vi prego, mandatevene via. Miscredenti. È questo il nostro cuore. È il nostro cuore. Ma comunque, è questo il nostro cuore, ragazzi. Questa è la nostra challenge. Questo è tornare alle origini, signori. È tutto qua. Detto ciò, Signor, i nostri due ragazzi passano d'età fra due giorni, voglio far vedere le notifiche perché sì, manca poco al compleanno di Tornato. Quindi ragazzi, sì, per una questione appunto di salvataggi, di problemini eccetera, ho deciso e credo sarete d'accordo con me di iniziare oggi la terza gen. Ci trasferiremo, cambieremo scenario, vedremo quale trattolotto verrà tolto da quelli malus e iniziamo oggi la nuova generazione. Spero, ragazzi, siate felici in chat di questo. Direi che era arrivato il momento. Era arrivato il momento. Quindi, per fare questo, ragazzi, appunto, direi che devo di nuovo andare sull'internet, quello bello. Perché, ragazzi, dobbiamo scegliere in quale scenario giocheremo la terza gen, signori. Quindi. Si, va! Catturiamo lo schermo. Perfetto. E qua, ragazzi, facciamo così. La prossima generazione dell'Impossible Life, dovete ricordarmi gli scenari vecchi. Si giocherà a. Brightchester. Ragazzi, non ci siamo andati a Brightchester. Con l'Impossible. Per carità, eh, abbiamo giocato da poco a Brightchester, però fa niente. Mi sa di no. Quindi ragazzi, prossima Gen a Brightchester. E prossima Drain, vediamo un po' cosa toglierà come tratto l'otto. Se toglie fuori dalla rete mi fa un favore, così almeno siamo tranquilli. Ma ne dubito di avere così tanta fortuna. Maledetto. Che però ragazzi era già tolto. Lascia stare Robby, mo se ride. Dicevo, eh... qual era il primo tratto che avevamo tolto, ragazzi? No, non ho aggiunto quello dell'evento del tristo. Non ancora, almeno. E eh, ok, quindi il maledetto era il primo tolto. Perfetto, grazie mille, grazie mille. Buono! Ovviamente, ragazzi, però vi dico che nella nuova gen. Ragazzi, toglierò anche fuori dalla rete perché dà problemi. Poi lo riaggiungeremo quando verrà fissato. Eh? Quindi comunque tranquilli. Buono! Buono! Buono buono buono! Piano, piano, buono buono, mai una gioia! Ma Non mi mancherà per niente, ragazzi Sappiate. Quindi, signori, prendiamo i cavalli in spalla. Aspettate, prima ci vediamo. Eh, secondo me Will Smith. Will Smith ha messo la faccia dove serviva per togliere uno dei tratti più brutti. È tutto merito suo, ragazzi. Mi ha salvato l'impossible. Mi ha salvato un sacco di volte sto ragazzo, io ve lo dico, bravo, hai spalato la popò dal cavallo. Bravo. Non vediamo più la faccia quando si dice avere una faccia da culo. Ma comunque, eh... allora. Eh... Aiutami a capire. Cosa stai facendo, Nacoloscopia? Dicevamo, signori. Beh, il cavallo dopo un po' ha detto: Senti. Mi sento comunque pesante, mi sento pesante, qualcosa nello stomaco e uso stomaco per non dire altro. E guardate che bel mandorlato balocco aveva in serbo il nostro cavallo, appena si è spostato ha fatto un lascito che la lo so che è neve, però ragazzi lui che comunque ha controllato, cioè, ha aperto la finestra, ha guardato se fosse tutto a posto, signori, ha detto no no qua ragazzi siamo nei guai fino al colon, quindi comunque il cavallo si è dato il cavallo ha detto vabbè allora mi tolgo tutti i pesi ce ne facciamo una ragione ciao a tutti ragazzi benvenuti in live il cavallo si è davvero liberato di un peso e quindi ragazzi guarda ha gli occhi lucidi dallo sforzo cioè guarda il cavallo il cavallo ha gli occhi lucidi secondo me ragazzi il cavallo il cavallo ha gli occhi guardate sta per piangere il cavallo cioè non so se la, la lacrima sembra un gogonzola proprio Uh, comunque ci trasferiamo. Inizia così la terza generazione dell'Impossible Life. Che speriamo vada bene. Che sapete che la terza gen è sempre una rogna. Quindi ragazzi, vediamo un po'. Intanto, ciao a tutti, ragazzi. Sì, sì, lala, la, diciamo che lo scorso episodio non c'è stato. Non c'è stato. Mettiamola così. Uh, vero. Vero, Drevi, ma che sto facendo? Sto facendo la challenge al contrario. Questi sono ancora adolescentoli. No, no, le lapidi le ho io nell'inventario. Aura, ma scherzi, quello è un dato di fatto. Quello dell'episodio scorso è stato uno spin-off. È stato uno spin-off nel senso che hanno levato la spina al gioco. Si è bloccato. Ci avete ragione. Mo, nonna. Nonna. Mamma vi prepara la torta. Anche lei ha fatto il filler. Però il chirurgo qua è da arrestare. Ma comunque dicevo... Eh... Volevamo fare la tortola. Allora, eh, c'è la tv. Eh, c'è la TV. Notare una che è buggata da Strangerville, buggata nel senso buono. Ma è la maledizione della pianta madre questa che sta guardando. Chiedo per un amico. Notare che lì vedo una sella. Una sella che cammina, un altro cavallo lì vicino. Molto bene. E allora sai cosa? Will Smith, il nostro salvatore di questa, di questa serie, cucinerà la tortina. Cucinerà la torta bianca per i gemelli, io ve lo dico. Concordo. Concordo merita solo per quello. Qua intanto ricordiamoci, raggiunto il livello 2 di cucina, Will Smith è illegale sto sim. È troppo bravo, non ne fa una sbagliata. Se aggiungi le candeline, guarda, ti lovo. Molto bene. Adesso lei che è posseduta può solo viaggiare. Quindi, se tu sei posseduto dalla pianta madre, puoi viaggiare o trasferire l'unità familiare da scemo. Non ho capito. Devo aspettare che lei ovviamente rinsavisca. Così almeno. Posso invitare qualcuno al compleanno, solo che lei come vedete, ecco qua, guarda, mo la schiaccia, va che porta fortuna a papà. Dalle stelle alle stalle, signori, la nostra semina va nella stalla, vorrà pulire la stalla? Fissa in modo inespressivo il porta a Popò di Cavallo Beghelli. Perché la maledizione della pianta madre ti dice di andare in una stalla e guardare il l'ascito dei tuoi cavalli? Perché? vedi che pure il cavallo arriva e anche lei ci mette la faccia nel culo perché giustamente ormai è certo lei sta chiamando il 118 non ho capito ma lei sta chattando col telefono in mano poi corre, corri ragazzala giù ta, tara, e poi si ferma va a rate ragazzi è una corsa contro il tempo la sua molto bene eh, qua c'è l'altro cavallo con un bel popò di roba molto bene qua c'è sotto il lampione non facciamoci domande. Per fortuna sta per tornare normale. Semmai lo sia stata normale. Guarda, c'è pure un cagnetto che proprio l'ha schifata male. I piccioni. I piccio Guardate i triangoli sulla neve. Guardate i poligoni. Guardate la forma del piccione sulla neve su sfondo bianco. È ancora più bello. Signora. È ancora più bello il ninja di Konoa. E intanto grazie mille per il settimo mese. Grazie mille a tutti, ragazzi per il supporto, davvero, davvero, davvero lei ne ha bisogno di supporto, quindi state aiutando sta povera manda anche tu una sub al numero 11111111 111 111 per l'impossible aiuterai a salvare sta ragazza, ma la vuoi smettere di essere stupida, grazie, devi tornare qua a farmi l'evento sociale. che altrimenti come facciamo a festeggiare i tuoi figli e scusa i piccioni vincono sempre, pure con la neva. Guardali là, sotto il lampione. Lei è molto triste, perché... Ah, vi spiego! Ragazzi, sapete perché è molto triste? Ve lo devo far vedere. Non lo sapete voi. Ovviamente, lei è ancora giovine. E intanto, Lorena, grazie mille per il quarto mese. Grazie mille a tutti i ragazzi per il supporto. Dicevo. Sapete perché lei è triste? Perché è morto miope! Perché Miope era vecchio, solo che le ha fatto mille figli e quindi lei è rimasta giovine. Ma lei è gemella di Miope. Quindi in teoria lei doveva già essere schiattata da Mo. Ma purtroppo no, si è morto Miope da lontano, ragazzi. Vero, me l'ho scordato di dirvelo. Miope, che ovviamente ha due ragazzi adesso: Luciano Spencer Kim e Adriana. Adriana! Quindi lei è molto triste per questo. Mo, facciamo una festa per dire. Pianifico un evento sociale. Eh sì, ragazzi. Non ve l'avevo detto che mio pe Era... Ma che appuntamento riparatore. Festa di compleanno ci abbiamo loro. Festa per la nascita abbiamo loro. Festa in pigiama potremmo fare. No, perché poi mi chiedi di fare cose brutte. Eh, facciamo... Festa con cena. Organizzatore, lei... Ospiti, ho il grande piacere. Ospite di avere. Ospite Roberto Baggio perché sì, ma anche Babbo Inverno. Ma rischiatta. Speriamo. E anche Gilberta Grande Picca, ovviamente. E anche Sud. Tutta la famiglia. Fornitore di catering, certo. Assolutamente. E ovviamente lo facciamo qua. Ma che te strilli? Le vestita a festa. Lei è vestita a festa ragazzi Vedete che Will Smith cucina Poraccio Gua anche lui prende qualcosa da cucinare Poraccio parte Will Smith dove vai? Will sta andando a raccogliere le... La popò Feci un po' come vuole Trovo una forte insoddisfazione nella nostra relazione, ma va, ma allora, fa che dormi. Ma ti prego, ma vai a fare fichi fichi, è triste. No, ragazzi, dobbiamo recuperare il, il rapporto con Furba da lontano in tutto ciò, però vi ricordo che l'erede è venuto da lontano. Vi ricordate, ragazzi, è Fashion da lontano. Lui è l'erede, signori. Sulle sue spalle, grava. Il futuro di questa famiglia. Eccolo ovviamente. Passa l'età con i brufoli. Vabbè. E spero con una camicia diversa. Lui era figlio del villaggio, ghiottone, e adesso è anche buffo. E come aspirazione di vita è quella di essere furbo. Però, popolarità, animale da festa, secondo me. Sei diplomato, me lo so perso il momento in cui ti sei fatto una cultura, metti le candeline. Grazie, esprimi un desiderio. Grazie mille, Celeste, abbiamo raggiunto l'obiettivo. Grazie davvero, ragazzi, per tutto il supporto che state dimostrando. E eh, spero di ripagarvi a breve con tanti, tanti contenuti della nuova espansione. Lo spero davvero. Grazie, 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 grazie. Ma spero anche con altri contenuti. Oltre all'espansione, ecco. vediamo un po' come mi diventa lui. Lui è molto felice di, di passare d'età. Adriana ha spedito un regalo avvenuto. Che tenera! Cosa mi ha mandato? Mia nipote, una mazza. Ma l'importante è conta il pensiero, grande! Che bella festola! Lui era corretto smanettone mi diventa paranoico. E facciamolo culturista. Tanto mai diventerà come mia. Sì, ho visto che c'è Fraternauti alla carica. Non è male quel giochino. Uh. Auguri! Provo a prendere l'oro, ragazzi, con sta famiglia. Perché no? Prenderei, se siete d'accordo, magari un diffusore musicale per... Scaldare un po' l'ambiente. Se siete d'accordo, ragazzi. Mi dice di ballare. Quindi. Chi siamo noi per giudicare? Ne ho giusto, giusto uno. Che secondo me può essere carino in questi casi. Fanno delle canzoni, ragazzi. Su sta stazione che è la morte è sua, proprio. Facciamo la musica di Batu. Perché vogliamo proprio farci del male. Insomma, e soprattutto qua con Robby. No, con gli altri. Altre scelte, con lei. Altre scelte azioni. Forma un gruppolo. Si balla, raghi! Si balla! Vi ho chiesto di ballare. Comunque, che vi costa? Uno di tre. Bello! Fa che i diventino giocosi nello stesso momento. Mi chiedi troppo gioco. Però siamo in realtà già all'argentolo. Chiama a tavola! Come posso aver preso l'oro in sta cosa? Che è una peccionata fotonica sta festa. Ho preso l'oro! Oro! Oro! Quanta gente! Notare la capigliatura di Gilberta. Grande picca che spicca <ride> rispetto agli altri. Guardala un po'. Ma quanto è trasgri. Sei davvero trasgri, tesoro. Fatelo dire. Una bella festicciola, ragazzi. Io leggo. Mi leggete? Perché mi sembra di avere problemi con Twitch? No, Io, ti leggo, ti leggo. Eh, All'inizio di questa gente ti prego: Sistema il look dell'erede volentieri. Facciamo un erede un po' più trasgria, eh? Lo volete più caruccio? Eh, allora lo facciamo più caruccio, l'erede, se siete d'accordo. Aspettate, finiamo la festa. Intanto, lui è stordito, ci sono buone possibilità che vada in giardino. La chiamata bomb bomba atomica. Molto bene. Guardate, qua c'è la pasta, raghi. Abbiamo riso ora pasta. Aspettate, vado in bagno. Ah, beh, mancava solo Babbo inverno, ovviamente. Clemente Gelo, sempre con noi. Grazie. Abbiamo preso l'oro. Non ricordo cosa dia, in realtà, l'oro. Però vabbè. Abbiamo un sacco di abilità a Muzzo. E modifichiamolo. Eppure è qua. E allora, ragazzi, lo facciamo faigo? Lo facciamo faigo, sto ragazzo? Se volete, lo facciamo faigo. Come solo io so fare, eh, ragazzi? Perché, ovviamente, io ne so. Ovviamente, con i sim. Sapete la mia skill nel creare un sim, ragazzi? Sono il più bravo, il best. Grazie, ma dicevo, eh. Vediamo un po', eh. Notare la testa che sembra gli hanno schiacciata tra due ante, ma non è quello il problema, secondo me. È eh... eh, un po' alla chez, sta pettinatura. Qua ci vuole un miracolo, ma no, dai, so via. Che cattivelli. Ma che cattivelli siete. Si vede lontano un miglio che lui ha del potenziale. Dobbiamo trovarlo. Il potenziale è nascosto. Ma c'è, ragazzi. In fondo, in fondo, il potenziale c'è, dai, so, via. Non siate cattivi. Eh, i capelli però così sono carini. Ora le sopracciglia ad ali di Cormorano. Io le farei magari così. Allora, eh, qua mi serve tipo. Posso? Ma guà che bello, ma soprattutto perché è vestito da festa. eh. Lo state giudicando. Ma sono un idiota. Uh, aspetta, prendo questi e li copio. Marco impara ad usare il tasto, ragazzi. Abbiamo cliccato. Abbiamo ovviamente toccato un tasto dolente. Però ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, raghi. Visto che mi ricordo. Oh che bella sta pelliccia. Oh mio dio. Signori. Ma che bello è sto ragazzo. Ma è bellissimo. È bellissimo. Lo voglio così. Perfetto. Ora. Facciamo un raid bello. Guarda che bello è! Eh. Ma come vi permettete di mettere in dubbio le mie skill? Per dire. Mo' adesso se vi va, beviamo una pozza dai. Facciamola, lo facciamo bere una pozza. È venuto da lontano lui, è un alieno. Lui, ragazzi, è venuto da lontano, mica è umano, cioè, nel senso, quindi ci sta, è venuto da lontano. Ma intanto devo pagare 1183 di bollette Qua manco ve lo dico 300 2700 mamma senti Una domanda Mi fai Mi servono i soldi per fare un'ape sì. Mamma me li dai i soldi di un'ape Eccoci Uh ma qua abbiamo anche delle cose da vendere Comunque Qua facciamoli bere un'ape è ora di trasferirli Sì Ora devo proprio andare Ciao 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 ragazzi allora una cosa fra me e te ora c'è gente che ci potrebbe sentire eh, Rua ma te lo dico a bassa voce così le persone in live non mi sentono Rua ci vediamo presto Rua sappi che non so se in questa vita o con il prossimo erede o con i prossimi lotti ti aspetta l'incontro con un becchino quindi ci, ci becchiamo presto, ci becchiniamo. Ciao, Rua. Andate ora, siate liberi, siate liberi di vivere. Perché, fra oggi è 7 ottobre, fra 20 giorni probabilmente ci vediamo. E poi vi faccio reincarnare, andate in pace, e poi vedrete dove vi reincarnate, ve lo dico io. Sapete dove vi reincarnate? Eccovi. Rua. Questo è il tuo futuro. Questi siete voi fra venti giorni. Io vi faccio reincarnare in questi. Sappiatelo. Vedrete. Vedrete cosa vi combino. Vedrete. Pure il cavallo guarda a terra sconsolato perché lui sa che esce vita e morte. Voi no. Ma tranquilli. Questo non è un addio, è un arrivederci. Dicevamo, eh, allora, li trasferiamo, sti ragazzotti. Ah, fatemi vedere il medio magro. Guardalo, l'erede. Temete nemici dell'erede, guardate, c'è pure un accenno di tartarughina. Franklin, tartaruga, ma guardate che c'è un accenno, eh. Cena, guarda quanto è fai, adesso è pronto per social bunny. Tipo, social bunny, ma quelli zozzi. Comunque, dicevo: Per gli amici, angolo di Cupido, dicevo: Ora ci trasferiamo, ragazzi. Tristi. Ho paura della nuova espansione, secondo me saranno perennemente tristi. Andiamo a Brychester. Dove sta Brychester? È pronto per la radiografia, e se lo metti in controluce, se pure fai raggi. Vi ricordo che Brychester ci ha dato tante soddisfazioni all'epoca col pub di Pepe. Eh, campi mielati, che diventeranno campi santi comunque. Eh, molto bene. Eccoci qua. Eccoci qua. Ampi eterni, proprio avete presente il gladiatore, una roba del genere, insomma. Ma perché quella giacca rosa leopardata, super chic, che l'abbiamo messa solo per i quotidiani, non per tutti i vestiti? Ci avete ragione, potevo fare click e metterlo ovunque, ci avete ragione. Eh, beh, qua mi serve. Allora, qua ragazzi, scherzi a parte, vi devo chiedere un favore, dovrò credo fare un sondaggiolo e lo faccio subito. Perché ragazzi qua c'è da fare delle considerazioni. È la casa di Mia, certo. Allora. Ora, ragazzi, voi sapete che da prassi, in realtà, tre minuti di sondaggio, adesso vi faccio votare. Voi sapete che da prassi, nell'Impossible, quando gli eredi diventano giovani adulti, si tiene l'erede e il fratello si manda via. Però, ragazzi, noi abbiamo quattro cavalli. Quindi è arrivato il momento di chiedervi questa cosa: teniamo i cavalli, ne teniamo uno e vendiamo gli altri tre li teniamo tutti o li vendiamo tutti perché ragazzi questo ci serve a determinare il numero di membri dell'unità familiare questo perché ragazzi se io resto così posso solo prendere la fidanzata di lui ma non posso fare figli quindi ragazzi purtroppo avere quattro cavalli determina che non possiamo andare avanti con la challenge quindi potete scegliere c'è il sondaggio ditemi voi perché comunque l'imprevisto è stato ampiamente fatto, eh, dei cavalli. Oh no, è lunedì. Eh, lo scorso... No, no, l'imprevisto adesso no, non me la sento. Oppure possiamo fare così, che alcuni li facciamo trasferire col fratello, così almeno... O tutti anche col fratello, così almeno, ragazzi, non li perdiamo, ecco. Possiamo far così, ragazzi. Possiamo anche far così, ma vi, vi spiego perché altrimenti non possiamo filiare, non possiamo andare avanti con la challenge. Eh? Il popolo ha votato. No beh, state votando, state votando, aspetto più o meno. Ecco, possiamo magari farli trasferire col fratello, così li teniamo comunque sott'occhio, i cavallini, però nell'unità familiare ormai non hanno più senso di esistere perché altrimenti non possiamo andare oltre. Volete fare 2-2? Facciamo una questione un po' più democratica? Vediamo un po', ragazzi. Aspetto ovviamente il, la fine del sondaggio, eh? però... Fin tanto che votate, e allora a sto punto facciamo le cose per bene, e eh, via. E a questo punto, ragazzi, fin tanto che votate, vediamo intanto di togliere questo, questo e questo. <ride> e vediamo, ragazzi... Il prossimo imprevisto. Tanto dobbiamo farlo. Quindi fin tanto che voi finite di votare, io comincio a piangere. Così almeno ottimizziamo i tempi. Ottimizziamo i tempi. Ecco. Vediamo un po'. Ho tanta paura. Non <ride> so. Allora, se qualcuno mi suggerisce dove infilarci i cani, eh, non lo posso... Cioè, ragazzi, cioè, vi prego, non fate dei cattivi giochi di parole. Perché, ragazzi, per tre cavalli che vanno, tre cani adottiamo, sì, ma comunque il problema sussiste. Non possiamo andare avanti con la challenge così. Teniamo un cavallo. Più tre cani so quattro. <ride> Ma anche se io tolgo quattro e prendo tre cani, in realtà restano in tre. Più tre sei, più la fidanzata sette, più un figlio otto. Quindi, ragazzi, non si può. Eh ragazzi, non possiamo, cioè, nel senso è per una questione di giustizia, perché altrimenti non possiamo più andare avanti con la Gen. Rigiro. Eh, la rigiriamo stavolta, perdonatemi, ma altrimenti... Sì, ma il fratello se ne va, ragazzi. Quindi rimangono 3 e 4, 7. Metti caso che tutti i cavalli vadano col fratello, quindi rimangono in 3. Nell'unità familiare ci sono 5 slot, di cui tre cani, la, fa... la fidanzata, la moglie e un bambino. Quindi no, a questo punto ci viene a rigirare, ragazzi. È per forza. Altrimenti non possiamo andare avanti. Se mom mi dice adotta quattro gatti, sto quittando. Comunque, ve lo dico. Eh, va bene tutto, però. Uh, è qualcosa di colpo di fulmine. Figlio artificiale con sirena. Nino 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 allora. Quindi ragazzi, sì. A sto punto. <ride> Ma che interessante de che. Tengo un cavallo, esatto. Non Aspetta, non tempo per che schifo. Allora, tengo un cavallo. E lasciamo festa. Quindi, ragazzi, facciamo così: tu sei triste, mo ti levi dai. Molto bene. Allora, teniamo. No, lui, perché comunque con lui abbiamo un rapporto profondo. Perché comunque c'aveva la testa nel Bau Gigi quindi è perfetto. Loro se ne vanno via con 10 simone. Un guarda. Fateli bastare a nonna, comprati il gelato, e rimasero in quattro. Quindi ragazzi, mo trasferiamo gli altri Sfer, fermi, che ce la possiamo fare. Fermi tutti. Che casino. Che casino sta challenge. Allora, e lui lo mandiamo. Oh, avrei dei suggerimenti. Affa. Affasci. No, allora lo mandiamo dalle Bartolini. Perché secondo me lui ci ha tirato un patto assurdo. Quindi andiamo a convivere con i Bartolini. Molto bene. C'è chi fa la carriera, c'è chi fa il corriere. E questo va benissimo, ragazzi. Per carità, siamo d'accordo tutti. Adesso si torna alla famiglia di prima. Quindi, ragazzi, sì. Fermi, ce la possiamo fare, eh, ragazzi. Affascinato. Ce la possiamo fare, eh, ragazzi. Un nuovo cavallo. E poi ve la sbrogliate voi, eh. Comunque, Valerio Bartolini. Ciao, grazie di esistere. Io andrei a salvare, gestici missionari. Andiamo all'altra unità familiare. Quindi siamo in 4 Quindi, se io faccio un figlio con la sirena, lo posso fare. Nino, 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 Ma a questo punto, ragazzi, il figlio della sirena è l'erede, eh. È per forza. Cioè, ragazzi, a sto punto, il figlio della sirena è l'erede. Per forza, raghi. Quindi dobbiamo andare a prendere una sirena. Fatemi ricordare le sirene di Sulani. Facciamo un pescione gatto. Felice. Felice ma In che senso? Felice? In che senso, Laura? Aspetta <ride> Cosa? Speriamo esca Tritone. Speriamo usino il Tritolo. A di avere una sirena? No... Però ce la facciamo bastare. Esatto. Devo ricordare però qual è la partner sirena: Abate. Che è Ngata. No, ragazzi, non è il nome della sì. Senti, io vado al bar. Qualcuno passerà con la coda. Ci sarà la coda per entrare al bar. Quindi io sto al bar di Sulani. Ciao a tutti, ragazzi. Aspetto che mi passi una sirena. E la prima ciacchia faccio. Che poi in realtà è un figlio artificiale con una sirena, eh. A me annoiano un malissimo. No, a me no, cioè, in senso indifferente. Basta che non facciano come le vecchie sirene degli altri challenge, vi ricordo. Pensate a una sirena vecchina, ragazzi, che va a prendere le anime dei sim che hanno l'acqua alla gola. Metteteli voi griglia a sto punto. Dicevo, eh, allora, aspettiamo che arrivi una sirena e eh, vediamo un po'. No, passano ragazzi, eh. Passano, passano le sirene. No, no, passano, passano di brutto. Bisogna solo aspettare un po', però qualcuno dovrebbe passare. Questo non è sireno. Antonino Antonino Uata è un classico nome polinesiano, Antonino, assolutamente, concordo. Ti prego, dai, la nuola! No, ma davvero, noi abbiamo avuto sirene che per l'idratazione bevevano a tutto spiano, cioè delle alcoliste, ragazzi. Quindi capite? Eh, devo scaricare una sirena. È arrivato il momento. Non si scrive così. Aspetta. Non è sirena Mermaid, che ho scritto infatti Splash. Amazing ma proprio amazing di brutto, però. Giovane adulta. Das... No, l'ho messa nell'unità familiare. Porca miseriacciola. Ho sbagliato. Ciao. Ciao, ti va di amarmi? Sì, 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 scusate, ho scritto male, perdonatemi, ragazzi. No, l'erede è colei che. Ma che, ma che multicolor, ma scusa, ma com'è possibile sta cosa? Eh, lo so che mi darà un figlio. Spavè, rallegra. Eh sì, l'erede sarà temete i nemici dell'erede. Parla di cucina. Sfoggia i muscoli. Altre scelte, relazioni. Altri sim sì, no, aspetta, devo diventare molto amico prima di chiedere di fare un figlio artificiale. Romantico affetto, porgi il regalo romantico, ho dei biscotti a forma di animali che sono pure avariati, fateli bastare. Uh... Oh, guarda la passerella, mazza, Milano Fashion Week proprio. Dolce e gabbiana, mi dico. Perfetto, signori, la nostra dolce e gabbiana che si chiama JC Martin. Vabbè, fai lo scemo. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno di farlo scemo. Rallegra. Racconta una storia incredibile. Proponi un piano folle. Ti va di avere un figlio? Questo è un piano folle, ragazzi. Vabbè, in questo caso, ragazzi, il disagio me lo so cercato, eh? Fin qua siamo d'accordo. Beh, e da poco che gioca dei Sims. Come si fa a sbloccare i vari scenari o le sirene? Li trovi con le espansioni, ragazzi. Questa è di un'espansione che si chiama Vita sull'isola. Ho trovato Diglet. Ho trovato Diglet, ragazzi. Complimentati per l'abito. Complimentati per l'aspetto. Eviterei. Però, vediamo un po'. Eh... Di essere solo amici, ma infatti non voglio altro. Lei a parlare del più del meno? Certo, io però, devo avere una relazione romantichella. Secondo me, per avere un figlio anche artificiale. Lei ha tanto carisma. No, ma si vede. Quando ti guarda, si vede che è carismatica. Sta Sim. Proprio. Non... Guarda, se non me l'avessi detto, The Sims, non ci sarei mai arrivato. Eh, basta l'amicizia, infatti, io mi ricordo che basta l'amicizia, lo so, lo so. Provo già col telefono, raghi. Casa. Ca su casa dovrebbe essere. Genera un figlio artificialmente. Con, no. Allora, nonno 1 e nonno 2, a me sta bene. Cioè, io non ho pregiudizi, mancherebbe pure, per carità, ma perché con i sim che ho invitato a casa? Ma perché, ragazzi? No, ti prego, non morirmi qua, eh. Maledetto, siamo alla terza gen. La reputazione è buona. Ah, beh, l'importante. Apprezza il forte legame con jay -Z. Perché abbiamo un forte legame? Me lo so perso. Relazione. Oh, mio Dio. Ah, sì, abbiamo un legame che trascende lo spazio. Il tempo e forse persino in simole. è incinta? Vuoi generare un figlio artificialmente con Jesse? Venuto da lontano fare un salto all'ospedale tramite il proprio materiale genetico e quella di Jesse Martin, che non voglio sapere quale sia. Avrà un figlio con l'aiuto della scienza. Tutto pronto per raggiungere un nato all'unità familiare? Sì, ciao Jesse. Appena arriva il figlio, ti levo dalla famiglia. Farai la fine dei gabbiani. Notare che lei sta generando. È un maschietto! Allora. Dolce e Gabbiana, se sono femmine. Uh, se sono due bambine. È un maschietto, quindi credo sia uno. E lo, potrò, lo potrei chiamare. Profondo da lontano. Tritolo. Ci sta a Tritolo come erede. Partorisci. Beluga. Dai, ma che Beluga. Mariangelo. Una foto. Ricordo. Sì, certo. Una foto con lei la facciamo. Poi la mandiamo via, ok. qua Chiamiamola qua. Porta qui. Perfetto, tu fai una fotina con lei. Perché ragazzi, in realtà l'imprevisto ci ha chiesto di fare un figlio con lei, ma noi dobbiamo trovare la nostra anima gemella. Eh? Questo è l'erede, ma poi probabilmente dobbiamo fare altri figli. Ma vediamo. Ma vediamo, che carina sta fottina. È molto carina. Ciao, grazie. Pure il cavallo, la schifa. No, dice. Eh, ma poi guarda come cammina tutta popo fiera comunque. Lui è triste, ma come mai. Si è mossa? Per la paura dei fantasmi. Eh, vabbè, ma questo è body shaming, però. E tu sei gran, è un grande shaming. Non si offende, nel senso, la ragazza. Comunque, ti ha dato un figlio. Mi sembra brutto adesso avere un coccolone e dire. Eh, eh, si è mossa. Cioè, adesso va bene. Tu, certo, che si muove. Una ragazza. Per la ragazza. Ah, no, forse per i tratti, lotto. Scusate. Pensavo... <ride> a che gen si è arrivato? Questa ragazza è la terza generazione. <ride> Tritolo da lontano. Qua ragazzi, ora si comincia a ridere, però. Perché qua dobbiamo mettere i tratti lottolo. Quindi qua ci manca, ovviamente. Centro vampiresco c'era. Sai che secondo me aveva tolto Centro vampiresco e non maledetto. Però vabbè, uh, su una linea temporanea. Uh, poi atmosfera perfida. E a sto punto togliamo. Ah no, ma maledetto era tra gli altri. Non no, è giusto così. Uno, due, tre, quattro. Questo non lo mettiamo. Cinque Maledetto c'era. Mi sembra sì. E tutti gli altri. La muffa no. E eh, questi sì. Giusto ragazzi, siamo d'accordo? Ora, se volete aggiungo anche in cerca di spaventi, che me lo dà come tratto challenge, però in realtà più che un tratto malus, un tratto bonus. No ragazzi, perché ne sono usciti due di tratti, quindi uno era per forza ehm, centro vampiresco, oppure è stato tolto maledetto ed è rimasto centro vampiresco. Forse era così ragazzi. Forse era così. Ok. Qua wow, signori vado a fare la stalla per il uh, cavallino. Ok. E in teoria ci siamo, eh ragazzi. Ok. Dovrebbe essere così allora. No, no, allora ok, ok. Uno di quelli era stato levato, eh? Quindi sono abbastanza sicuro. Però poi è da capire. Ma in teoria dovrebbe essere giusto così, eh? Ok. Vediamo poi se cambiare ragazzi la casetta. Eh, per oggi non la cambio perché abbiamo appena cominciato la Gen. Poi vediamo ragazzi, vediamo, vediamo. Eh? Nel caso poi magari dedichiamo qualche, una puntata magari a fare la casetta per bene. L'importante è che il cavallo stia bene e che passi la paura. Ok. Qua le stesse piastrelle della cucina. Letto! Allora, abbiamo eh, una camera matrimoniale? Ok, no. Qua mi serve la cameretta. Di uh, aspettate. Eh, sta casa si sì, è da rivedere un attimo. Eh, qua dormono papà e figlio per forza. Quindi questo. Lo possiamo levare? No. BB.move object on. E questo va bene. Questo va qua. Questo mi diventa così e qua ci vado a mettere un letto matrimoniale per i genitori per ora. Perfetto. Ok. Abbiamo un bagno e ce lo facciamo bastare. E signori, si gioca, si gioca! Contate che abbiamo 59.000 simoleon, quindi scherzi a parte. E poi abbiamo tutto il margine per fare una bella casa. Qua abbiamo le tombole e ovviamente le mettiamo. Raghi, perché nuova gen, nuova casa, nuove tombe, nuove lapidi. Come al solito. Perfetto. Qua addirittura abbiamo anche questo che può sempre darci tante soddisfazioni. Uno, ho messo la porta, perdonatemi. Ci avete ragione. Mi sono scordato la porticella. Eccoci qua. Dalla finestra, sì. Probabilmente da lì si butta. Ragazzi, ma va bene così. Qua abbiamo un sacco di regalini. La lucciolite. A questo. Accesso vietato, e tanto il cavallo non passa, in teoria. Fra un po' crescerà anche l'erbettola. E ragazzi, sì, direi che questa casa di default, credo, abbia bisogno di più cure. Detto ciò, ragazzi, pure il mio bambino ha bisogno di cure perché è nato già sporcolo. Quindi, altre scelte, cura dei neonati, cambia il pannolino sporco. Oh, che tenero livello di genitorialità. Coccola il piccolo tritolo. Ragazzi, il piccolo tritolo è nato. Che tenerello. Buonanotte a Todos. Qua invece lui si fa il bagno. Lei, ovviamente, dorme sul divano perché è furba. Intanto, ciao a tutti, ragazzi. Benvenuti. In... Qua. Salve. Eh, allora, sì, ragazzi, si chiama Tritolo perché è figlio di, un, di una sirena. Non fatevi domande. Meno male che non entrava. Cheat. Non blocco la porta perché da qua il cavallo non entra. Cheat. Allora, ti chiedo: eh, qualcuno può venire qua e mi chiama il cavallo fuori? Grazie. Allora, mi chiama il cavallo fuori? Bravo. Questa me la blocchi per tutti i cavalli, stessa cosa anche qua, accesso cioè vietato, non ammettere animali no, blocca per tutti i cavalli. E qua invece abbiamo Stefania Moon. Eh Lara, è una, una, una domanda un po' troppo personale, Lara. Perché c'è un cavallo in cucina? È perché a quanto pare il cavallo è un pony, cioè nel senso va dove lo poni. Non lo so. Oh mio Dio. Io qua intanto devo recuperare un po' di cose. Allora. Ma lui continua a piangere perché a lui manca la sua fidanzatina. Comunque, io ve lo dico. Perché comunque c'era un papabile futuro insieme. Qua ragazzi, non serve il fuori dalla rete. Però vabbè. Ma dai, signore. No, ma ha fatto la pipì sul divano raghi. Esatto, blocca per i cani. Avete visto che l'ho bloccata la porta? Non me lo sono inventato, eh. Ecco. Ci mancava pure il cane. Molto bene. No, il bimbo. Il bimbo. Il bimbo pià. Ma quanto fa il posto, bimbo? Cioè, nel senso, scusate, ma quanto ne fa? Ma quanta ne fai, tesoro? Ma dove la metti tutta? Che fai? La compri già fatta? Perché altrimenti non si spiega. Non gli ho ancora dato da mangiare, ha già fatto la popò due volte, sto bimbo. Dove c'aveva tutti questi misteri? Non voglio saperlo. Probabilmente Will Smith lo potrebbe sapere, visto che lui è avvezzo a controllare il popò degli altri. Ma felice si. Fice? Ah, Fice! Avevamo lasciato Fice! Che ho letto un'altra roba brutta. annoia un po' perché vuole la pallozzola. E tieni, fice. Gioca a papà con la palla. Almeno te ne vai fuori dalla cucina. Grazie. Esatto, fra un po' arriva il pil. Ho visto un cavallo uscire in retromarcia. Non me lo sono inventato, ragazzi. Non mi sono inventato il cavallo in retromarcia. Ma appena ha rovinato la cucina. La più amata dagli italiani. Non avete idea di quello che sta succedendo. Ah, probabilmente il cavallo ha sete. Il cavallo aveva sete. E quindi, ovviamente, si è addormentato sotto il lavandino. Sta bevendo. Non sta dormendo, ragazzi, il cavallo sta dormendo. E eh, sta bevendo. Eh, vedete, il cavallo aveva sete, dissetato lo chiamavano. Lo chiamavano. Gli ho bloccate, ragazzi, le porte. quello è il problema. Il cavallo idraulico. Eh, secondo me visto sotto il lavandino. Secondo me vuole fare lo youtuber. Perché lì passano i tuber. Tutte quelle robe lì. Dice, ma eh, allora, signore. Questo qua è venuto a litigare col mio, col mio albero. Cioè, raghi, non me lo sto inventando. Però mo non ho bevuto. Non sono ubriaco. Lui sta litigando con l'albero. <ride> ma che cacchio sto vedendo? Perché è venuto qua a fare tutti questi grandi discorsi con la corteccia? Ma che non nasali? Cioè, senti Pocahontas, ma tornatene a casa. Ma cosa stai facendo? Ma è il grande albero Deku a sto punto, anche lui. Ma, ma che cacchio fai? Quell'altra che è arrivata qua solo perché non si regge la pipì in corpo. Ah no, scusami, se la regge. Il cavallo, comunque, qualcuno chiami una gru, chiami il carattrezzi. Ragazzi, dobbiamo tirare sul cavallo. Raghi, il cavallo non ce la fa più, eh. Il cavallo da lì... Eh... Da lì non si smuove. No, certo, assolutamente. Ah, certo, non c'è è più perché la porta... Ah, e quindi è per quello. Aspetta, lei non lo può fare perché è scema nel frammento. Vai, sblocca le porte. Sblocca tutte le porte. Stai andando forte. E... Allora, il cavallo comunque beve, o il cavallo alcolista. Una domanda, scusa, ma se io vado qua a prendere, imposto il tipo di lavandino, Mari che so, se dico che è di cucina e cavallo si fa una cultura. non lo so, prendi dell'acqua, prendi dell'acqua, prendi pure il cavallo di peso. Ora devo proprio andare. Ciao, salutami gli alberi. Uh, senti, uh, molto bene, David Gnomo, amico mio. Oltretutto qua dobbiamo anche riempire la mangiatoia, vi ricordo. Fermi tutti. Allora, qualcuno mi può levare questo cavallo da qua? Va. Blocca per. Tutti i cavalli. Blocca per. Tutti i cavalli. Comunque a me piaceva, ecco, eh, la testa nel lavandino, il cavallo, se posso dire. Secondo me aveva un suo perché. Detto ciò, il bimbo è sfiancato dalla vita. Capita. E quindi è un bel problema, ragazzi. No, ti l'ultima volta che ti ho visto vicino a un cavallo avevi la testa dentro il sedere. Ti prego, Will, cerca di comportarti bene a papà. Eh, grazie, non vorrei. Qua c'è chi vomita. Tutto nella norma, ragazzi. Ora c'è qualcuno che vorrebbe cucinare. Perfetto. Cuciniamo qualcosa di ottimo. Lui è in lutto, non so perché. Adesso vediamo. Allo alo per tutti. Allo alo proprio. Lui è triste per la perdita in famiglia. Per dieci ore. Non dirmi che è morto il fratello. L'ha schiacciato uno dei quattro cavalli. No, è ancora vivo. Penso sia ancora per, per miope. Perché sud è ancora vivo. Eh, eh, ragazzi. È il compleanno di Tritolo. Uh, come passa il tempo quando ci si diverte, signori. Io comunque dovrei trovare una fidanzata in tutto ciò a lui, eh. Perché la, la, Lucia, sono una sirena. Può sembrare strano, sono un sim un po' scema, ma comunque. In realtà dobbiamo trovare qualcuno, arrivano pure le Volpi. e pure le tarantole. Perché, ragazzi, questa challenge si basa sui tratti malus dell'otto, quindi non ci facciamo mancare niente. La cosa buona è che non c'è la muffa. Davvero tanta tanta roba. Sono contento. Bravo, Will Smith, sei tutti noi. Ora io dovrei fare il trasgri. Perché radici interconnesse. No, se interconnettiti un par di adesso vai qua e apri l'angolo di Cupido e ti registri perché dobbiamo trovare una fidanzatina papà guarda cerchiamo giovani adulti facciamo una bella fotina di quelle proprio belle eh, raghi mi sto innamorando perfetto e allora va bene questa ragazzi ovviamente ci Beh, è bello bello lui buonanotte a chi va buonanotte a chi va lei beve Eleonora potrebbe essere un buon partito Oh, mai, Lia. Anche lei beve. Tutte alcoliste le troviamo. Adriano c'ha il pesce in mano. Ma non facciamoci domande. E intanto... Maranta. Benvenuta nella nostra famiglia, nella nostra community. Anzi, grazie mille per il resub del settimo mese. Grazie mille, grazie mille. Per il resub. <ride> Allora, qua ragazzi voglio gli applausi all'anagrafe in chat Qua ragazzi dovete farveli voi Dovete farveli voi eh, Gli applausi all'anagrafe perché io non me la sento Ragazzi in chat scrivete complimenti per il nome Ah 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 Che nome è? Signori Le risaie, mi viene da dire Non ho ben capito Però lo accetto Alex Nathaniel Da Hello Sherry Stone Che ragazzi non è nessuno di voi Credo È qualcuno di voi? Perché dobbiamo sempre provare La questione sapete della galleria eh? Perfetto Aggiorniamo le anime gemellole Jason Melissa Melissa è carina, un po' storta. Ma è carina, Melissa. Hai niente da dire. Blake. Fulvio. La Nuola. Deborah. Geremia. Creato da Irisomia. Che tutte le feste si porta via a sto punto. Scusate, mi è venuta la rima. Anche lui non è nostro, giusto? Eh no. Mi sa di no, ragazzi. Mi sa di no. Prenderei Melissa. Vediamo un po', eh. Aggiungi i contatti. Sono le 7.34. Possiamo fare anche un appuntamento così per sciogliere il ghiacciolo. Conoscitivo. E lo facciamo con interazioni normali. Ammiriamo le stelle. Un po' di fotografie. E visto che a Brychester c'è il pub di Pepe. Andiamo al pub di Pepe ragazzi Ce l'abbiamo dietro l'angolo Che fai non te ne approfitti Ma certo che ce ne approfittiamo Eh ragazzi Vediamo un po' Vediamo un po' Intanto bevo Come dice De Luca Quello di Crozza Bevo Eccoci Allora è una relazione di film. Io sono già papà eh Comunque Quindi ragazzi, essendo già papà, capite bene che dobbiamo far accettare la situazione. Parla del tempo e delle nuvole. Adula. Chiacchiere. Chiacchiere. Condividi le foto di mio figlio. Io ho un figlio che si chiama Tritolo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in live. Io ho un figlio che si chiama Tritolo. Ti va di conoscerlo? Guarda che è un bambino a modino, eh. Ti dico, guarda, tranquillo, non darogne, mio figlio è una bomba proprio, tritolo. Dicevamo, salve, interessi, tipo, discuti degli interessi, qua abbiamo Valentina, e qua scatterei pure una foto con lei se posso. Eccoci qua, scatto una foto con Melissa Serra, Melissa Serra ragazzi, vestita di verde. Melissa Serra vestita di verde, non si può sentire, però vabbè, chi siamo noi per giudicare? No, no, Xabo, ha un carattere esplosivo, Triton. Siediti qui, no, c'è una panchinozzola qua, sì, guardiamo il cielo con Melissa. Notare che qua lo vediamo, lo vediamo, sì, dai. Biancaneve, ho saputo della tua amicizia con JC Martin, è piuttosto in gamba. Lo so, lo so. Qua possiamo fare anche. Parla dei filtri fotografici. Altre scelte. Dove sta interessi? Discuti degli interessi. Io sto iniziando a puzzare di brutto, ma fa niente. E qua possiamo fare. Parla delle foto. Parla di ammirare il cielo e le stelle. Ok. Se non sbaglio, tu nell'impossible avevi scaricato il nostro simile e avevi messo in un lotto. Alcuni, però. Andare in quel lotto e far aprire social banni ad ognuno di loro e vedi se in quel modo ne trovi di più tramite l'app. Cioè, far aprire in realtà Angolo di Cupido, via. Andando lì. Potrebbe essere un'idea, eh. Cioè, devo capire, ragazzi, come risolverlo, sto coso dei... È un peccato, è un peccato. Chiede la carriera, condividi pensieri profondi. Perché io vorrei, ovviamente, far fidanzare lui con... Uh, con un vostro sim. Per trovare nell'app di Cupido devi trovare... Devi togliere tutte le spunte. Ma seri? Intanto... Melissa ha truncato l'appuntamento Dopo aver insubito un'interazione perfida O maliziosa di troppo da parte di Venuto No Melissa Gua ciao 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 Io non lo accetto Salviamo Grazie che me lo ricordate Che ne pensi della nuova espansione? Promette benissimo Secondo me può essere una delle espansioni più carine ma ovviamente mi riservo di provarla prima di giudicarla nel bene o nel male. Sicuramente però a livello concettuale credo sia tanta roba, è tutto nuovo, tutte cose che non abbiamo mai avuto su The Sims, quindi promette davvero bene, ecco. Prometto promette davvero molto 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 bene. Esatto, ora proviamo opzioni di gioco e impostazioni del pacchettolo. Le levo tutte. Mi elevo tutte. Qua a questo punto torno a casa. Posso provare con Will e con Furba da lontano. Che appuntamento becero comunque. Sud, congratulazioni per il nuovo arrivo in famiglia. Sei diventato nonno Sud. Eh, e non hai conosciuto tua nuora. Meno male, ma comunque non l'hai riconosciuta tua nuora. L'avresti presa a pesci in faccia. Forse è lei. Non si sa, ragazzi, come sarebbe andata a finire. Comunque sì. Capiremo come sarebbe andata a finire. Ok. Ah, però devi metterli in partita. Quindi in teoria, se io vado con lei, mi dovrebbero apparire i vostri sim. Quello stai dicendo. giusto Però metterli tutti, ragazzi, è assurdo. Gerardo Benedetto Will che comunque abbiamo nella nostra unità familiare Antonino Aurora Iris Roberto Lutz Adriano Ayumi Maria Marina si sì, ma è a casa con noi vabbè non facciamoci domande Dovrei provarci con lui, ragazzi. Perché i vostri sim ci sono, eh. Da... da scoprire. Eh, però qua. Ovviamente non si può. Sì, sì, sono tutti sim presenti nelle partite, assolutamente. Quello sì, quello sì. Meno male che si occupa del bimbo, eh. E mi conta che gli NPC generati dal gioco, certo. Assolutamente. Beh, almeno ci occupiamo un attimo dei bisogni. Dobbiamo far crescere il bimbolo, io ve lo dico. Mi sta diventando lattante. Furba è tornato e solidale. Ok, qua chi ci chiama? Hey Will, ci piacerebbe molto che tu entrasse nel club colmo dei colmi, che ne pensi? No, grazie. Qualcuno chiama noi? Flavia vorrebbe venire da te per passare del tempo. È la mia babysittera. Prego, prego, entra. Quanta gente! Il bimbo credo di nuovo sia da cambiare. Ma quanto fa popò sto bimbo, ragazzi? Non gli ho ancora dato un biberon, praticamente. L'ho solo cambiato a ripetizione. Ma quanta ne fa sto bimbo! Ma è una betoniera! Non ho capito, ragazzi, perché il bimbo eh, fa così tanta popò. Non lo so, intanto io qua ci dormirei su. Ovviamente lui deve andare in bagno. Lei sta relativamente bene. Il cavallo sta bene, eccellente. L'unica cosa è che va in retromarcia. Ma non fatevi domande. Il cavallo è strano. E sta comunque iniziando a riempire la nostra Breadchester di Popò. A giro. Mi piace, è intraprendente il cavallo. Esce oggi, Gabri. Oh, tanto... a mezzanotte, esce. Aiuto. Eh, tanta roba, secondo me si becca il Gothi, eh. Secondo me si becca il Gothi, se non fosse uscito quello se lo sarebbe beccato Zelda a mani basse. Ecco Soph Wisdom. Secondo me il Gothi lo daranno a Dragon Ball invece. Che ci sta, eh, non ci va benissimo. Però ho sospetto se lo beccherà lui. Miope. Ehi hey, bella, come va? Andrebbe di vedere il nuovo meme che ho visto su Instagram. L'ho trovato piuttosto divertente. Che ne pensi? Ah, ah, ah. Genio. Non capisco. Oh, capisco. Ah, ah, ah. Sapevo che ti sarebbe piaciuto. Molto bene. Ora devo proprio andare. Ciao. Ciao a tutti. È martedì, ragazzi. È martedì. Noi abbiamo fatto però il nuovo incarico con la sirena. Va tutto bene nel mondo. Tranne per lui che c'ha il popostrelli. Sicuramente giocare senza la muffa, ragazzi, è tanta roba. Comunque. Eh, buon salve, salve. Giocare senza la muffa, ragazzi, è tanta roba, secondo me. Non so che ne pensate voi, ma è così. Ma è così. La muffa che non c'è è tanta, 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 tanta roba. Finalmente. La polvere ci dovrebbe essere, sì, sì, quella è rimasta. È il malus peggiore, dite? Eh, non lo so, eh. Sono tornata da un drama su The Sims, lunga storia. Nel senso, in partita o fuori? Perché in realtà si sta facendo tanto, tanto drama anche fuori dal videogioco, inutilmente dal punto di vista. Però eh, ci sta. Cioè, quindi potrebbe essere sia dentro il gioco che fuori. Sì, ragazzi, questa è una challenge che ho creato io, si chiama Impossible Life Challenge. Non badate ai pannolini sporchi, adesso li vado a buttare. Ovviamente, poi builderemo la casetta nuova dell'Impossible. Per oggi, no, perché volevo giocare, ragazzi. In partita siamo traumatizzati, sto facendo peggio di Beautiful. Vabbè, allora, va tutto bene nel mondo. Che ha il bimbolo? Calma, che poi ti faccio passare il lo voglio vedere lattante. Vediamo un po'. Io ho detto calma, li dà il biberon, ma vabbè. Fai vedere A. Eh? Fai passare d'età. Volevo vedere se lo spara fuori da Brightchester, Comunque. Il tratto da togliere oltre alla muffa era centro vampiresco. Ma Maledetto, avevi la tolto l'altra partita. Perfetto. Perfetto. Lui ha un lattante sensibile. Perché non fai una Nossa so Berry? Perché preferisco giocare le challenge che creo io. Senza nulla togliere, mi piace molto la nostra so Berry, Probabilmente builderò delle case colorate, ma sinceramente preferisco fare challenge che non vedo fare in giro. Preferisco crearle io perché tutti fanno le stesse challenge. Sinceramente, se voglio vedere una cosa del genere, guardo chi le fa, non avrebbe senso che la faccia anche io. Ecco, buonasera a tutti. Quindi preferisco crearle da me e... e nel caso guardarle dagli altri, gli altri challenge. Ecco, tutto qua. E infatti adesso è arrivato uh, il momento di crearne un'altra di challenge. Perché comunque da un po' che non ne creiamo. L'ultima è stata Vado a vivere nel bosco. C'è l'Astro Challenge. Forse l'ultima è stata l'Astro Challenge. E sinceramente, beh, con la nuova espansione, secondo me, una nuova challenge. È arrivato il momento di crearcela, eh. Spero vi piacerà, non, so ancora in... non ho ancora in mente cosa, ma qualche challenge nuova me la invento. Ci sta, ci sta. Eh, anche io sono curioso, perché in realtà non so ancora bene cosa farci. Però è arrivato il momento di creare una nuova challenge da portare in live nei prossimi mesi. Perché comunque, l'impossible ragazzi è... Cioè, ce l'abbiamo da tanto tempo, eh, quindi... Secondo me forse ci sta anche magari passare anche ad altro. Vediamo, vediamo. Senza nulla togliere all'Impossible, eh, senza nulla togliere al fatto che questo bimbo non ha un letto dove dormire, per dirne una. Eh, la camera del letto è... del bimbo è questa, eh. Qua wow, uso il centro fiabesco, così almeno ci metto le tende e non lo sento quando piange. Centro fiabesco, comunque, si chiama cameretta fiabesca. Ma vabbè. Eh, ci mettiamo qua le tende. Leviamo le tende. Laviamole pure. Oltre a levarle. Ma eh, oltre a quello, ecco qua la camera del bimbolo. Eh sì. Bellissima. Qua ci mettiamo ancora il suggerimento dei ciucci. Spero arrivino nella pre-patch. E qua una Daniela Alberghini Gatto perché non lo mettiamo nel sacco è certo che lo sfruttiamo raghi qua metto anche un lampadario che metta basta no non è vero ci vorrei mettere invece uh, beh anche il nuovo oggettino da gioco qua ok ma anche uh, il cestino e ma a sto punto mi serve anche mettere il fasciatoiolo Sto spendendo soldi a muzzo, ragazzi, poi la casa va rifatta da capo a piedi, eh, sappiatelo. Però, per oggi, ci divertiamo così, dai. Questo va bene così, e qua ci vado a mettere il cestinozzolo. Come fai a non far buggare il gioco, se posso chiedere? Non lo faccio, perché anche io, come voi, ho dei bug, ragazzi. Magari ne ho meno, magari il mio gioco è più pulito, quello sì, magari a livello di mod ci c'è altro... Però, per il resto, non è esente da bug. Eh? Però, non è assolutamente ingiocabile il gioco. Perché le fottine stanno a terra? Perché secondo me è giusto così, Robby. Intanto, Barbira, grazie mille per il terzo mese. Grazie mille davvero. Fatti mettere a letto da papà. Papà, mi metti a letto. Oh mio dio, ragazzi, il bimbo sta dando delle craniate a letto. Oh, prevedo tanto tanti antidolorifici molto bene pronti pronti ciao venuto chiamo per comunicarti che sud è venuto a mancare no ma stanno morendo tutti mo dove viveva sud viveva con vladislaus vorrei andare a prendere la tomba di sud si sa già quando sarà la patch. Sicuramente il 29. Perché, ragazzi, l'espansione esce il 31. Non è detto che magari ehm, ne esca qualcuna prima, ci mancherebbe, però eh, al momento la data più papabile è la pre-patch del 29. Ma ripeto, magari potrebbe uscire e venire fuori anche una patch magari correttiva prima. Non è dato saperlo. Al momento non abbiamo notizie in merito. Ecco, tutto qua. Oh, comunque ragazzi non muoiono più come una volta i riparatori. Secondo me l'hanno nerfata sta roba, eh. Secondo me ragazzi l'hanno nerfata. Perché comunque non muoiono più come prima. Prima morivano un sacco di più i riparatori, se vi ricordate. Uffa, uffa. Aspetta, voglio vedere se assomiglia alla mamma. Purtroppo sì. Scus eh, aspetta. Ma come? Ma ho appena chiamato il tecnico per il. Vabbè. Allora. Spero abbia preso dal papà, ma ne dubito. Riparava il lavandino, <ride> scusate. Cioè, gli occhi li ha presi dal papà. Per il resto, raghi, lascio a voi libera interpretazione. Chi sono io per, per mettere bocca? Sembra arrabbiato. <ride> Beh. Prevedo delle generazioni di top model. Molto bene. 8. Eh, Ottimo, ottimo signori. Ma davvero ottimo. Esatto, esatto. E non può morire. Esatto quando riparava. Però prima morivano. Perché prima morivano, ma cioè, tanti poi, soprattutto, eh. Mica uno, te eh, ragazzi era un continuo rosso tritolo. È una bomba, sto bim. Cioè, prima comunque lo facevano, perché adesso no? Intanto buonasera a tutti. No, che ha il bimbolo? Ha fame, nutriamolo. Amante della famiglia, che bello! Fino a che ora stacchi? Beh, fra un po', ragazzi, per oggi, fra un po'. Anche perché abbiamo sul Groppone 4 ore di Zelda. Eh? Ora, credo, ve lo dico già, per questa settimana, ragazzi, si va solo la sera in live. Eccoti qua, ciao Tony. Hey Will, stavo pensando di approfondire un po' la conoscenza con Darling Warsh. Sai, in amicizia, vada, vada. Non dubito delle sue buone intenzioni, la maleducazione. No, dicevo. Ehm, credo per il continuo della settimana, ragazzi. Ci vediamo. Allora, domani sera ci vediamo perché c'è il robo del tristo, giusto? E domani, fra 18 ore, mi tocca anche domani. <ride> Quindi, domani.

per questa settimana si torna alle live classiche lunedì, mercoledì, venerdì alle 21.30 e se riesco, domenica pomeriggio. Quindi ve lo dico già, ragazzi. Eh. Domani, ovviamente, in via eccezionale perché eh, in realtà eh, esce la missione del Tristo. Che voglio fare subito. Ve lo dico già da ora, eh, ragazzi? Cambia l'abito di Tritolo. Ma che servito. Cambia il pannolino a tritolo, però. Ma l'ha buttato a terra. Posso iniziare la prima settimana del tristo, anche se sono in ritardo? Assolutamente sì. Addirittura l'evento dura 8 settimane, finisce il 19 novembre. E... e quindi avete tutto il tempo. Per questo non muoiono. Uh... No, ma davvero. Questo l'ho preso per far così grazie. Il bambino è rimasto pixelloso. Il bambino ha il Pipino di fuori. Quindi l'hanno censurato. Sto abito penso tenga il Pipino di fuori. Pipino il breve, vista la tenera età, non lo sappiamo. Infatti, piange perché l'ho appena insultato. Ma non c'è bisogno, tritolo. Guarda che scherzo, non esplodere. <ride> Molto bene. Lei è arrabbiata. Perdere il controllo. Lui invece è furbo. Tanto. e quindi sì ragazzi gli appuntamenti per le live questa settimana sono così, domani facciamo l'evento e quindi un'oretta ci prendiamo, è eh? molto veloce secondo me l'evento del testo e poi facciamo le live classiche qualora dovessi iniziare nuove serie nuove cose e decidere magari di portare altre live al pomeriggio, vi avviso io eh? vi avviso io ragazzi si torna un attimo alla normalità questa settimana. Così almeno ho tempo di registrare, ecco, solo per quello. Solo con la roba elettrica muoiono. E eh, vabbè, ma allora ti devi spaccare il frigo. Posso spaccarlo, um, come dire, volontariamente. E eh, ma il frigo non mi si spacca mai. Devo usare il tratto Gremlin, che ho. Quindi in realtà devo aspettare che funzioni il tratto Gremlin. Così almeno si spacca tutto. Ma perché ho le pulizie? C'avevo già le pulizie nell'altra casa? Molto bene. E perché ho Severus Piton come. Vabbè, fa niente. Ok, ok. Devo ragionare. Sì, e sta casa va rifatta da capo a piedi. Comunque sappiatelo. Sta casa va rifatta, eh. Con tutto il bene del mondo. Allora, ragazzi, il vestito del bimbo c'ha il pipino di fuori. Ti prego, cambia l'abito al bimbo. Perché questo qua c'hai sempre il pixel in mezzo. Tornato da lontano! Ma ha mollato il bimbo per rispondere al fratello. Vero, fa contratto con. Eh, fa contrasto con qualcos'altro contratto. Tornato ha diffuso pettegolezzi piccanti su miope. Oh mio Dio. Fermi. Vuoi vedere che fino a che non cambio di nuovo il pannolino non si sbaglia il pixel? Hai pixel proprio. Mi sa di no. Mi sa ragazzi che teniamo i pixel al bimbo per quanto vive. Sto bimbo è un po' trasgri, ma il figlio di Rocco Siffredi che va in giro col pipino di fuori. Spero non lo faccia anche da grande, ecco. Speriamo di no, ragazzi. Ad una certa dovrebbe mettersi i pantaloni, sto ragazzo. Eh, perché altrimenti va bene. Cioè, il ragazzo il figlio nudista, secondo voi. No, dai, come è stato pixellato per colpa della mamma? È stato censura, che cattivi che siete! È un bimbo sireno, stai sireno proprio. No, vabbè, ma guarda, il bimbo c'ha continuamente il pipino di fuori. Ma raghi, ma può nascermi un bimbo che è sempre censurato di brutto? Ma cos'ha sto ragazzo? Potrebbe avere anche il problema opposto, ragazzi. Cioè, lo censurano perché c'è tanta di quella roba che effettivamente... Cioè, non lo so io questo, eh. Non lo so questo. Perché questa qua sta nuda con le mutande a forma di cuore in mezzo alla strada? Ma perché che fa lei? Scusa, non vi posso lasciare mezz'ora da soli che fate ciò che volete. Perché lei va in giro nuda? Pure il cavallo scalpita. Ma perché? Allora, abbiamo una volpe che gira in casa, il cavallo che è requieto, questo che quando mette mano al cavallo infila la testa nel deretano, sta qua che va in giro nuda, questo che c'ha il pipino di fuori. Ragazzi, io non so che dirvi. Doveva essere una partita seria questa. Probabilmente riesco a fissare tutto facendo così, eh? caricando e ricaricando forse si levano i pixel non lo so ho paura che il bambino abbia dei megapixel <ride> non lo so questo ragazzi la risoluzione del problema e neanche la risoluzione del bambino probabilmente in 4K ma non è quello il problema andiamo a vedere se si è sbaggato fermi ah no questo è il fratello fermi tutti <ride> signore io boh eh io ragazzi, non lo so. È tutta una questione di megapixel. È tutto lì il problema. 144p. Il bimbo si è messo il pigiama. Oh, signori, vedi che non è mai troppo tardi per imparare a vestirsi. Ti prego, Mo non è che il nonno. Il nonno mi diventa pixelloso. Will, ti prego, alzati i pantaloni. Cara Grazia, molto bene. Will, mi hai fatto spaventare. Fatti un bagno d'umiltà e non solo. Ma ti prego, i pantaloni a papà, mettili su perché altrimenti, qua sfioriamo. Davvero il pg 18. E io voglio capire, però, se il bimbo è sirena, dovremmo scoprirlo a breve, eh? comunque se il bimbo è sirè mi sento così quando gioco sta challenge cioè anche io vorrei una palla mi sento sfiduciato mi sento sfiduciato la prendo un po come il cavallo ecco se posso dirla tutta perché sì Più punti vitalizi, il bimbo. Comunque. Eh, qua vabbè. Dobbiamo poi fare far una roba. Ma che era una serata sexy? No, aspetta, no, ragazzi, dobbiamo ricordarci a luna di notte. Le prende a male. Ragazzi, voglio farla vestire da melanzana perché voglio vedere una melanzana tipo incartata. Tipo avete presente quando vai al supermercato e ci sono quelle melanzane un po' piegate che sono più lì che là che le devono levare? E ecco, voglio la stessa roba. Voglio più o meno la stessa roba. Dite che ho to. Effettivamente il posto è pulito da troppo tempo, eh? No, no, ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho. Eh ragazzi, probabilmente la polvere non, non si fa vedere per non infierire Visto che c'è talmente tanto disagio Oppure la polvere ha detto Sai che c'è, non mi paleso Non mi paleso Non mi paleso su sto lotto Prova a rifare l'app di... Con lei no, non me la sento <ride> Al momento Con lui ci proviamo, assolutamente sì Vediamo un po' Anche perché dobbiamo trovare, ripeto, la fidanzatina Io ve lo dico, eh Liliana, Delia. Questa è vostra. Questa è vostra. Delia è vostra, Silvia. Che meno male non fa l'altro dito, Enrico, Ottavia, Gianluca, Daphne, Alessandro, Rosalia o oh Rosalia, Arianna, Ulan che è il fratello di Mulan, Gabriella e Orion. Ok, io però qua devo trovare una fidanzatina a lui comunque. E spero una delle vostre oltretutto. Hanno tutti un sacco di bisogni. Ma puoi aprire l'app del telefono quando fai l'app? Possi. Sì. Normale amministrazione. Però... E prendo di mortadella di Masters. E anche Rosalia è vostra. Ok, buona sapere. Azzurra! Cosa succede alla Simbionda? Da cosa dipende? Dalla pianta madre del game pack Strangerville. In pratica ha inalato le spore della pianta madre e ovviamente è posseduta dalla pianta madre. Loris, Roberto, Eva, Milena, Valentina. Fere di Sulani. Manco c'è lo spazio per far sponare le pallottole. Molto bene. Che ha il bimbo? Il bimbo ha bisogno di essere lavato. Cambia il pannolino a tritolo. Eh, gli dà da mangiare. Vabbè, ci sto. Ma adesso cambia il pannolino a papà. Grazie. Hai fatto il ruttino? Bravo. Mo' lo cambi nel fasciatoio. Ok, sì, mi sa che sei risolto il problema dei pixel. Meno male, io puzzo più del bambino, ma non fatevi domande. Notare quanto è bella pulita la vasca, ragazzi. Buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera a tutti. Notare la vasca, quanto è bella zozza, come giusto che sia. Intanto salve, salve. Sì, no, è tutto bello pulito proprio. Proprio mastro lindo la casa. Crisi di mezz'età precoce? Non l'avrei mai detto. Sei solo nuda davanti a un bar in mezzo alla strada, tesoro mio. Cosa può esserci di peggio? Lo scorrere del tempo. Ma che vuoi? Dovresti già essere nella tomba. Cioè, nel senso, lei è rimasta giovane per troppo tempo. Intanto, buonanotte a chi va. Buonanotte a chi va, ragazzi. Oh no. Oh no. Non avevo notato... Oh mio Dio. No ragazzi. Non possiamo, non abbiamo pecore o capre da vendere. Abbiamo solo del disagio da vendere. Quindi, ragazzi, si rigira: vediamo un po': non poteva andare peggio. Lo faccio. Sono tantissimi gli imprevisti. Devo togliere tutte le scarpe, signori Ok. Sì, certo, dai crea un sim, ragazzi, ovvio. Loro andranno scalzi ovunque. A sto punto va fatto. E eh certo, ragazzi, certo. Certo che va fatto. Eh, signori. Al freddo d'inverno, senza scarpe, deve essere una gioia. Ciao, Will, è stato bello averti con le scarpe. Eccola qua, le ciabattone. Perfetto, leviamole, grazie. Mazza. Abbiamo anche modo di rivedere i look che la contraddistinguono. Perfetto. Che disagio. Ok. Eh, il nostro erede non è male. Però ripeto, deve trovare un'anima gemella. Eh, sappiatelo. Deve trovare un'anima gemella, ragazzi. Stiamo andando avanti con l'impossible life, ragazzi. Siamo alla terza generazione. E in questo caso è uscito l'imprevisto di levare le scarpe a tutti sì, a tutti indistintamente. Quindi pure il bimbo. Non che ne avesse bisogno. Ma facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Ci riguardiamo un attimo il primo piano di sto bimbo. Che secondo me ha il suo perché. Ha un suo perché il bimbo. Guarda male, ma non so perché. E vi dico anche che con l'immagine di questo bimbo per oggi, ragazzi, come gli Hobbit per oggi, ragazzi, ci fermiamo così. A questo punto, sì, noi ci vediamo domani, ragazzi. Con l'evento del tistomitore che va a partire dalle 18. Quindi facciamo una mezz'oretta più o meno. Così facciamo ciò che serve. Per oggi io ragazzi vi ringrazio e vi saluto, spero abbiate apprezzato il ritorno dell'Impossible Life, spero vi siate divertiti, spero di avervi fatto compagnia, io dal parte mia vi ringrazio di tutto il supporto, la compagnia, per oggi vi do la buonanotte e vi dico ragazzi, ciao a tutti!